Comunità di crisi comunale, giorno 29-10-2010, ore 13:46. L'evento è la simulazione evento Valanghivo. L'ordine del giorno, decisioni su evento, arrivo bollettino nivologico con criticità 3, elevata criticità. Cartografico, un programma cartografico dinamico che lavora su più scene cartografiche tipo Google Earth, giusto per intenderci. Naturalmente è un programma che può funzionare anche non in rete, la rete serve solo per l'aggiornamento e per le varie licenze, per cui è strutturato a più licenze. In questo caso qua, nella fattispecie, oggi lavoriamo per renderci conto della mobilitazione delle nostre squadre. Ringrazio nella persona dell'ingegner Bausano, IRE, per la disponibilità su richiesta dell'amministrazione questa simulazione di evacuazione. Siamo a casa a Gran Paradiso, tutto funziona grazie a Iren che ci ha dato il gruppo. Veramente un ringraziamento all'ingegnere, a lei, alla direzione. Sala operativa quadra 7, aggiornamenti. Dai, per favore, tutto ok. Tutti siamo della Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di Concanavese, siamo qui all'emergenza neve di protezione civile denominata Civile 10. Abbiamo allestito qui nella sala operativa due lettini di pronto soccorso per eventuali criticità che emergono durante l'esercitazione. La Commissione Valanga, Guido e io Luca che ne facciamo parte, abbiamo individuato due siti per il monitoraggio di eventuali cadute valanghe, dove abbiamo dei volontari situati e in collegamento radio comunicano, oltre alle coordinate GPS, anche eventuali distacchi che poi fanno scattare l'allarme. Poi ci sono delle squadre che accompagnano quelli della protezione civile nell'abitazione per l'evacuazione
della popolazione e a ogni rilevamento di siti, di case o comunque di persone vengono comunicate in tempo reale, sempre tramite radio, le coordinate GPS, in maniera tale che noi da qua alla base riusciamo a monitorare in tempo reale la loro posizione. Il commissario Valanghe ha valutato che c'è stato un miglioramento, per cui verrà fatta l'ordinanza e rientriamo operativo. Seguito di un generale accertamento di diminuzione del manto nevoso dovuto principalmente alle temperature e non avendo individuato nuovi scaricamenti di canali percorsi dalle valanghe precedenti, segnala che non sussistono più criticità sia per la borgata capoluogo che per la borgata Villa. Il volontariato, questa è la ragione del coinvolgimento del coordinamento provinciale, proprio per creare in sede locale un collegamento tra le risorse provinciali e le risorse locali. Ne abbiamo approfittato ovviamente come tutti anche per fare delle prove di trasmissione radio utilizzando la frequenza Enercomnet che è Protezione Civile Regionale, con successo fino a Torino, Pont, anche qui in valle e con tutte le persone con cui, a cui abbiamo distribuito un apparato. Concordo che sicuramente una cosa positiva, migliorabile, ma come tutte le cose che vengono testate per la prima volta è sicuramente suscettibile di miglioramenti. Ho notato per la prima volta l'organizzazione proprio, oserei quasi dire, perfetta del soccorso alpino, che ringrazio, anche se non fa parte del nostro sistema intercomunale, ma ringrazio fortemente che ha partecipato. E con il presidente della commissione locale Valanghe, nonché assessore alla protezione civile, ci siamo fatti una valutazione riguardo al fatto che siete una risorsa che è imprescindibile, cioè, e dovete sicuramente, non dico far parte del nostro sistema, ma farne sicuramente essere più partecipi, essere coinvolti di più. Credo che ci sia poco o niente da aggiungere, se non ancora ringraziare tutti, veramente tutti, ogni persona, ogni gruppo, per la vostra presenza. E auguriamoci di fare, giustamente diceva il dottor Dutta, altre simulazioni da altre parti, ma siamo pronti, ecco.